siamo pronti per il secondo round qui a LIVUA 2019 Norimberga e siamo alla Cyton. Vediamo le novità di quest'anno. Vediamo che praticamente su tutta la linea S3 è stato aggiunto il 07, brevetto originale di Cyton, che dovrebbe essere ancora più facile da utilizzare rispetto al classico zero stop, se vogliamo, con cui sia zero nel torretto in determinata regolazione. E vediamo che è stato esteso praticamente, come dicevo, a tutta quanta la linea, tutte le torrette di elevazione. Questa è la grande novità di Cyton, oltre ai due modelli particolarmente imponenti con tubo da 34 e con lenti HD per utilizzi di tipo militare, se vogliamo, o anche per F-Class nel caso dello 1050. Il 4,5-24 invece ha un primo piano focale, quindi sì, è più indicato per un utilizzo tattico, se vogliamo, con reticolo tipo Horus. Questi invece sono dotati di zero stop convenzionale perché è stato richiesto dagli enti militari. Continuiamo, anche qui abbiamo sempre tutta la serie S3, sempre con il nuovo 07, vediamo anche con i 6,24 primo piano focale, anche questi aggiornati, con senza illuminazione, sempre il classico invece SV top di gamma. Ed ecco qua che ci hanno recapitato la vera novità, se vogliamo, della serie S3, che è l'S-Tac. È un 420x50, un fattore di ingrandimento inedito per la serie, con appunto il 07 sulla torretta di elevazione, e vediamo che rispetto a tutti gli altri Cyton ha l'illuminazione sulla torretta del parallasse. Veramente compatto, leggero, si presta secondo me a essere un best seller. Vediamo, un'altra caratteristica, l'ingrandimento ha una leva per facilitare il movimento. Quindi interessante per il tiro tattico in cui si passa da distanze minori a distanze maggiori in poco tempo. Questo è veramente un prodotto interessante e speriamo di provarlo a breve. Interessante inline rifle della Kriegov. Come vediamo, un'arma particolare perché non vediamo manette d'armamento, ma la manette d'armamento è l'arma stessa, se vogliamo. Sistema molto particolare che sembra quasi un pump action, ma non lo è. Con caricatore interno, come vediamo, prismatico. I classici calibri 8x57, 308 e comunque misure standard. Ha un sistema takedown molto semplice, con una sicura piuttosto intuitiva da utilizzare. Veramente interessante, una cosa veramente innovativa. Vediamo anche le finiture, sono di pregio, con un otturatore fluttato, finemente fluttato. Testina dell'otturatore con diversi tenoni di chiusura, la scorrevolezza è notevole, mire metalliche con fibra ottica, molto ben visibili. Un'arma veramente 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 interessante e speriamo un giorno di poterla avere. Abbiamo anche un calcio tumble con finitura soft touch in camo, caratteristiche sono veramente di pregio. Lo scatto è molto netto ed è dotato anche di stacker. Veramente interessante, speriamo di vedere anche lei nei prossimi video. Nell'immancabile stand della Fiocchi, che è lì qua, abbiamo una nuova linea di cartucce per carabina. Vediamo con punta in plastica espansiva di colore diverso in base al peso di palla. Sono palle monolitiche, leadless. Come vediamo, disponibili una grande quantità di calibri, praticamente quasi tutto il catalogo Fiocchi ne avrà disponibili, con una punta studiata apposta per creare un grande stopping power e allo stesso tempo garantire una grande precisione, grazie anche al profilo bottail internamente rosso. La palla è un bosso, non si vede, ma hanno un profilo bottail, quindi palla da tiro con prestazioni da caccia, questo è il concetto. Sempre per linea da carabina saranno disponibili poi per la ricarica inneschi leadless,
quindi senza piombo, e gli inneschi sniper, che devono avere delle particolari capacità di costanza e precisione per la ricarica, appunto, di un certo livello. Arriveranno poi in seguito anche le cartucce calibro 22 d'allenamento, la serie Target, se vogliamo, subsoniche e specifiche per le semi-auto. Non male. Finalmente tocco con mano la 557 nuova, la Raven. Vediamo una calciatura nuova che contraddistingue questo modello, che ha un'impugnatura veramente ergonomica, veramente comoda, con appunto degli intagli anche di presa, calciolo di generose dimensioni e spessore, classico serbatoio cucchiaio apribile e doppio magliette sia per il calcio che sia per il bipiede che per la cinghia di trasporto. Abbiamo anche una volata filettata per un eventuale freno di bocca o, ove possibile, soppressore di suono. L'azione è veramente fluida e soddisfacente, proprio, mi piace molto. E sarà interessante poterla provare magari. Anche lo scatto dice la sua, ed è un prodotto che promette di essere anche discretamente a buon mercato. Speriamo. Sempre in casa CZ abbiamo la rinnovata serie della CZ P10 con tutte le nuove declinazioni della famiglia. Partiamo dalla S, che è una versione, come vediamo, subcompatta. Già la P10C era una compatta, questa è una subcompatta, infatti vediamo l'impugnatura più corta, la canna anche più corta, mantiene sempre comunque le ottime caratteristiche di ergonomia che contraddistinguono la progenitrice. Lo scatto sempre molto corto, i comandi decisamente facili da utilizzare, sempre completamente ambidestri. Il slancio caricatore si può invertire tranquillamente. Vediamo inoltre che oltre alla subcompatta abbiamo la nuova versione dotata di interfaccia per il punto rosso, in questo caso con trigico con RMR. Anche questa segue la sempre crescente domanda di pistole che possono supportare delle mire olografiche, e notiamo anche che è stato intelligentemente lasciato libera la visuale delle mire metalliche col punto rosso, in modo che possiamo fare il co-witness. Questa è un'ottima feature per quest'arma, corta. Poi abbiamo anche la SC, che insieme alla F sono la linea full size, se vogliamo. La SC ha il carrello della F e il fusto della C, per quello che siamo poi SC. Vediamo appunto che il carrello protrude dal fusto, mentre la vera full size, come vediamo dalle generose dimensioni, è la CZP10C, in cui tutta l'arma sostanzialmente ricalca le dimensioni della Glock 17. Vediamo che appunto l'impugnatura sporge rispetto alla C ed è più lunga. Questa sicuramente potrebbe essere interessante come arma di servizio, non solo come arma da difesa, e magari anche per il tiro dinamico, considerando le belle prestazioni che ci ha dato nel nostro Real Best. Tanto attesa Shadow 2 Orange. Finalmente anche la Shadow 2, dopo la SP01, si dota della sua versione Orange. Come vediamo, le migliorie non si limitano solo all'estetica, perché abbiamo, oltre a avere classiche guancette del colore Orange, il sgancio caricatore maggiorato, uno scatto migliorato, più corto, e caratteristica molto più evidente, un sistema bushing mutuato, se vogliamo, dal 1911, che crea una tolleranza molto precisa tra asta guida molla e canna. In questo modo si aumenta la precisione teorica dell'arma. Veramente veramente interessante. Questo rischia di essere veramente un prodotto estremamente competitivo per tutto il panorama IPCC e IDPA, se vogliamo. Anche la sicura è stata maggiorata, da utilizzare come appoggiapollice. La vedremo presto nelle mani di Eric Graufel in qualche competizione. Si rinnova anche la Shadow 2 Standard con la versione con l'interfaccia per il DOT, come notiamo. Stesse caratteristiche di sempre, ma appunto possiamo ora montare tranquillamente un punto rosso sul carrello, smontando semplicemente questa piastrina che serve solo per coprire lo slot, oltre a portare l'attaccarimira posteriore. È interessante appunto per la production optic. Voilà.
Era presente anche Alice Show, questa interessante e curiosa novità di Steyr. Questa è la Monoblock, e il suo nome deriva dal fatto che l'azione e la canna sono ricavate in un unico pezzo, una scelta costruttiva decisamente coraggiosa e difficile, che però in teoria dovrebbe garantire l'accoppiamento teorico più incredibile tra azione e canna, indubbiamente. Vediamo che comunque è un'arma moderna perché ha una volata filettata, interfreni di bocca e altri dispositivi, come vediamo in questi casi silenziatori, dove è possibile. Ha anche soluzioni di pregio, come inserti in pelle su una calciatura in materiale sintetico, veramente comoda e con un design molto 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 ergonomico. È estremamente piacevole al tatto e all'utilizzo, anche imbracciandola. Si è subito davanti all'ottica. Lo scatto è pulito, netto e dotato di stecker, come vediamo. Gli abbinamenti cromatici sono molteplici e è un'arma che si presenta molto, molto elegantemente, e sarebbe interessante poterla provare sul campo e vedere se veramente la soluzione monoblock è l'asso nella manica di questa nuova Steyr. Anche la Steyr approda al carbonio, come vediamo in questo modello, appunto. Questa è la Breeze, calciatura completamente in fibra di carbonio, ma ancora più importante e caratteristico, la canna rivestita completamente in carbonio, l'anima interna, vediamo se si vede, no, è chiusa appunto da un tappo in metallo, la canna interna appunto in acciaio, l'anima in acciaio, ma rivestimento in carbonio, con una sezione generosa, sembrerebbe addirittura 25, anche qualcosa di più di millimetri di diametro, ed è praticamente una bull bar cilindrica, il che dovrebbe conferire una rigidità simile a quella di una canna match, ma ovviamente con il peso veramente irrisorio che dovrebbe avere una carabina da caccia. Caricatore plastico, bifilare, 4 colpi sembrerebbe. E con questa carabina Steyr approda anche a 6,5 Creedmoor, un calibro moderno con cui anche Steyr finalmente si interfaccia. Solito scatto, diretto o con stecker. Venduto a un prezzo consigliato di 3.325 euro, che considerando le caratteristiche non è poi così tanto. Ebbene sì, ecco la nostra Q5 Match SF, abbiamo visto praticamente una sua anteprima anche a Leeds Show, adesso magari possiamo sviscerarla. Qui abbiamo appunto un allestimento specifico per il tiro dinamico, il TSC, vediamo appunto la predisposizione per il DOT, carrello con alleggerimenti, oltre ad avere anche una canna più lunga dello standard, minigonna per un cambio di caricatore più facile, uno scatto migliorato con regolazioni, si dico l'asso che di percorso, se non erro dentro, sono interne, comandi sempre ambidestri, ma ovviamente il vero protagonista di quest'arma è il fusto in acciaio integrale, che oltre ad avere cambiato l'anatomia e l'ergonomia dell'originale PPQ, le ha aggiunto un bel peso per fare in modo che quando spari il rilevamento sia ancora più piatto. La PPQ, una pistola che comunque ha un rilevamento, se vogliamo, importante per una 9 mm, e con questo fusto qui, con un'ergonomia migliorata, con addirittura un bel bugger tail che continua per bene lungo la mano, secondo me potrebbe portare a un attrezzo da tiro sportivo veramente competitivo. La prima striker che veramente può sfondare nel tiro dinamico sportivo, l'impugnatura è estremamente comoda anche per me. Inoltre, in questo caso con questo RMS, la Shield, vediamo che è stato fatto in modo tale che abbia anche una bozza di tacca di mira, se vogliamo, attraverso la quale poter vedere anche il mirino e fare quello che dicevamo prima, appunto il witness, se si rimane a piedi col dot, non si rimane a piedi con le mire metalliche. Veramente una grande quantità di caratteristiche che promettono una grande performance sui campi di tiro. Una realtà nel mondo civile non ancora ben conosciuta è la Blackwater Ammunition, che prende il nome dalla famosissima azienda di PMC, che adesso appunto realizza munizioni di altissimo livello.
in particolare monolitiche, come vediamo una linea appunto di munizioni per law enforcement, con palle monolitiche di vario tipo, ma anche con palle camiciate classiche, con particolari tecnologie costruttive, per cui addirittura bossoli ricavati dal pino in vari tipi di alluminio. Un esempio nel calibro proprietario, il 10% BQA, appunto Blackwater Ammunition, che si presenta come un calibro rivoluzionario per il tiro a lunghissima distanza. Vediamo poi la linea di proiettili calibri più convenzionali, sempre di tipo monolitico, con palle appunto a punta classica, oppure con inserti in plastica, oltre a un'altra linea di munizioni subsoniche. Silenziatori di altissimo livello realizzati in titanio, per chi d'altronde può utilizzarli, e questi sono nati per il law enforcement, quindi con prestazioni tra di full auto, come vediamo. E infine abbiamo anche una linea di calibro 12 molto interessante, che spazia da munizioni non letali, munizioni Sabot sottocalibrate con palla espansiva monolitica con petali a divisione controllata, e palettoni, classici palettoni. Una realtà estremamente interessante che speriamo di vedere presto nelle armerie italiane. E qui a Livorno 2019 troviamo una grande realtà italiana, la Sabatti, e lasciamo che l'ingegnere Emanuele Sabatti ci mostri una delle ultime novità. Allora, questa carabina è una Sapphire, lo vedete dall'azione, ed è il modello Tactical Carbon. Allora, Tactical perché monta la calciatura per la nostra Tactical, che è la nostra carabina da tiro per eccellenza, e Carbon perché ha una canna completamente rivestita in carbonio. Volata filettata con un filetto a 5/8. Cerchiamo di capire che cosa è questa carabina, perché uno potrebbe pensare un'altra carabina da tiro, un'altra carabina da long range. In realtà io considero questa una carabina da caccia, e vi spiego subito perché. La canna è estremamente leggera, una canna da 16 mm di diametro, ricoperta in carbonio, quindi con vari strati carbonio e Kevlar, per mantenere una rigidità molto elevata contenendo il peso. La calciatura, a prima vista uguale a quella della carabina Tactical, in realtà è fatta di un materiale molto particolare. È caricata con fibra di vetro, ma le fibre sono cave, per cui abbiamo mantenuto una resistenza molto elevata, abbiamo ridotto il peso di circa 500 grammi rispetto alla calciatura normale. Quindi ci troviamo di fronte a una carabina che pesa poco più di 4 kg, tra l'altro l'azione della Sapphire in alluminio, e può essere portata tranquillamente in giro dal cacciatore, quindi una carabina da caccia long range a tutti gli effetti. Qual è la particolarità? La canna è frutto di uno studio molto attento. Qualcuno ricorderà che avevamo presentato questa carabina con azione Rover. Sono state le prime. Visti i buoni risultati di precisione, abbiamo deciso di trasferire questa canna sulla Sapphire, che è molto più leggera e molto più performante, tra l'altro ha anche un aspetto molto più professionale, molto più moderno. Ecco, ma la cosa importante nel costruire una canna in carbonio è che non è sufficiente prendere il carbonio, rivestire una canna e sparare. Dobbiamo considerare che il carbonio e l'acciaio hanno coefficienti di dilatazione molto diversi. Se il carbonio obbliga in qualche maniera l'acciaio, la carabina sparerà male. Se lascia troppo libero l'acciaio, la carabina si comporterà come se fosse una cannetta sottile e il carbonio non la irrigidisce più. Quindi dobbiamo mettere assieme due cose che sono in antitesi tra di loro, cioè mantenere la rigidità e lasciando la canna libera allungarsi. Noi ci abbiamo impiegato 2 anni,
è stata lunga, abbiamo dovuto studiare tutta una serie di soluzioni e alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo quindi una carabina con canna leggera e molto rigida. Prestazioni d'arma da tiro in un'arma da caccia. Questo è quello che Sabatti è riuscito a realizzare e speriamo presto di vederla magari in uno dei nostri test. Si conclude la nostra esperienza a Livoire di Norimberga. Speriamo che vi siate divertiti insieme a noi a vedere tutte le novità. Ci vediamo sempre sul nostro canale cittoriveri.tv.